Servizio, centro servizi regionale per le persone con bisogni speciali, ha reso più facile la vita a tutti i cittadini disabili, che hanno potuto così conoscere in maniera concreta le opportunità e i servizi a loro rivolti. Il Presidio del Lazio, le cui attività sono gestite dal COI Onlus, un'associazione di 53 cooperative integrate particolarmente qualificate nell'inserimento lavorativo di persone con bisogni speciali, ha infatti come missione principale quella di orientare e informare le persone disabili sulle diverse risorse offerte in merito a servizi, integrazione socio-lavorativa, mobilità, trasporti, accessibilità delle strutture di interesse culturale e turistico, insomma una risorsa che opera in maniera scrupolosa per informare e aiutare coloro che necessitano di un'assistenza particolare, punto di riferimento al servizio delle persone con bisogni speciali. Un'affermazione questa che è maturata soprattutto grazie al sistema che muove il centro servizi, una segreteria di accoglienza, un numero verde, un sito internet sempre aggiornato e una rete di strutture collegate su tutto il territorio che permettono di avere un monitoraggio capillare e sempre aggiornato. Bene, allora, ma mi hanno detto che ti sei anche imparato a fare le interviste. Non faccio interviste. Tu mancavi quasi fa di no, tutto. No, ma mi faccia, prego. Allora, prego, faccio intervista, ho la videocamera così che mi prende proprio a vista, il verbalizzatore, questo verbalizzatore. È importante perché noi verbalizziamo tutto. Mica solo in Parlamento, insomma, questo è un verbale, anche oggi, ha visto oggi il Presidente della Repubblica. Assomiglia un po' a lei. Sì, l'ho visto di... Mi faccia la faccia da Mattarella. L'ho visto di passaggio. Lei è di passaggio, perché? Sì, perché aveva una riunione con altri politici. E lei che c'entrava in mezzo? Mi hanno chiamato e io sono dovuto andare. Ah, e che cosa ha fatto lei? Anche se non era di mia competenza. Ah no, perché qual è la sua competenza? Io oggi ero di riposo. E di solito? Lavoro. E che lavoro fa? Riposa. Un po' tutto. Un po' tutto? Dove? Al Comune di Roma. Ah. In parrocchia. In parrocchia? È uguale. Comune e parrocchia è la stessa cosa. Capito? Quindi lei ha visto il Presidente della Repubblica oggi? Sì. Ah, sì? Wow. Ho capito. Molto simpatico. Molto simpatico. Ci ha parlato proprio. Non ho avuto l'occasione, ma penso che presto lo farò. Lo porta anche qui? Se... Lo dica se ha coraggio. È certo che io non ho paura di niente. Se il Presidente della Repubblica Mattarella vuole venire in trasmissione, noi l'accettiamo e l'aspettiamo a braccia aperte. Vabbè, ma lei lo deve portare, non è che l'accettiamo. Vabbè, l'accettiamo tutti, anche io lo dovrei riportare fino a qui. A Cavacecio. A Cavacecio no, perché lui pensa più di me. Ah sì, ha già visto questo. Vabbè, lei verbalizza stasera, mi raccomando che è importante, abbiamo appunto anche degli amici dal Brasile, abbiamo sempre il collegamento con la Bielorussia, quindi... Bene. Ecco, continui a lavorare. Allora, abbiamo lanciato lo spot del Presidio del Lazio, questa puntata ancora più di quelle precedenti, abbiamo detto che qui c'è un primo ciclo di questa trasmissione 2015 dedicata al Presidio del Lazio, che d'altra parte ha pagato tramite i soldi della regione, si dice. E qui sembra che... No, noi non l'avremmo invitati comunque. Non lo so. Allora, e qui ci sta questa amabile ragazza che... C'è il marito pure. Pure i figli. No. Allora, che è già venuta l'altra volta e che, insomma, è quella... L'abbiamo chiamata perché adesso è importante perché il 3 febbraio e fra un paio di giorni, ci dirà pure lei, faremo un grande evento a Roma. Sì. Insomma, chi non lo sapeva ancora dei nostri telespettatori, che non si è prenotato, insomma, è assolutamente gratuito. Si mangiano pure delle patatine, non di più, però ci sta tanto da vedere, i percorsi della Bielorussia, quelli del Brasile, spettacolo di Luar de Danza, di cui parleremo a fondo dopo, però molto molto lungo, anche con le bolle di sapone, con gli elastici, perché qui si sono limitati, perché sennò sporcavano tutto, questi sono un po' strani, non vogliono pulire dopo, capito? E quindi, e poi, vabbè, è la conclusione di questa annualità del Presidio del Lazio. L'altra volta Lazio Locuzzo ci ha detto con tanto entusiasmo come era nato, ha parlato anche bene di noi, e adesso l'abbiamo fatto venire perché, insomma, doveva fare gli onori di casa per i nostri ospiti brasiliani con cui stiamo facendo questo scambio in questi giorni e lanciare soprattutto che cos'è questo 5 febbraio, che ci sarà Smart Ability. Anzi, ci troviamo anche la fotografia di questa locandina un po' strana che ha fatto proprio suo marito, che è anche il grafico. Ah, la vediamo qua dietro a noi, ecco, sta passando. Che cos'è sta storia di Smart Ability? Verso le Paralimpiadi di Rio 2016, percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa. Lazio Locuzzo,
Ma che invenzione è? Un'altra tua pazzia? Probabilmente sì. E non solo, mia personale. Con Rossano Salvatore, che è il vicepresidente del CEX Project. E si è dato malato stasera? Ma si deve tenere riguardato, perché il 5 è molto importante che lui ci sia. E abbiamo pensato, insieme ad altre cooperative associate al COIN, di riproporre uno scambio culturale con il Brasile e la Bielorussia. Questi scambi sono nati nel 2007. Il primo incontro si chiamava Devianze, prima edizione. Devianze. Devianze. Devianze culturali, contaminazioni. Eravamo partiti dal concetto di integrazione per arrivare al concetto di contaminazione, fusione, fino a proporre noi delle cosiddette devianze. Stiamo vedendo, mentre culturali, sta parlando, delle immagini di Rita Serpa, che partecipò a una delle edizioni. Sì, ha partecipato alla seconda e alla terza edizione di Devianze. Chi è Rita Serpa, visto che l'abbiamo messa in questo momento? Rita Serpa è la fondatrice del progetto culturale Luarde Danza, che è nato in Brasile tantissimo tempo fa. Io adesso esattamente non mi ricordo l'anno. Poi ce lo diranno loro se sono preparati, vediamo. Ma la forza di Rita, di questa donna italiana, una ballerina professionista che in Italia poteva pretendere e ottenere tutto, di partire e di ritrovarsi nei quartieri più periferici di Rio, con dei giovani a forte rischio di esclusione sociale, ma anche a rischio di perdersi in tutto ciò che è la solitudine di adolescenti che non hanno dietro una famiglia e che, per poter mangiare, si prestano anche alle più, chiamiamole, difficili scelte. E attraverso la danza sono riusciti loro a riesprimere questo disagio, a veicolarlo in qualcosa di positivo per tutti noi. Perché ciò che fanno non solo allieta lo sguardo, ma ti fa comprendere profondamente come in qualunque posto del mondo sia possibile fare cultura, quel tipo di cultura che, come noi nel Presidio del Lazio ci crediamo fermamente, una cultura che rende l'uomo pieno di tutti quei valori di comunità, di appartenenza, di identità, che ci riempiono l'animo e il cuore e che sono la nostra vera ricchezza. Ecco, Lazio, dove li potremmo dottoressa vedere? Dottoressa Lopuzzo. No, la conosco da troppo tempo. Preferisco essere chiamata Lazio, Andrea mi conosce. Dove potremmo vedere questi ragazzi? Il 5, appunto, tra il 5 giorni. Al Teatro delle Emozioni. Che bel nome, Teatro delle Emozioni. È un piccolo teatro che si trova nel quartiere di San Giovanni, è molto bello. Proprio nel complesso, a Roma sta parlando, Sì, a Roma, nel complesso della parrocchia San Gaspare del Bufalo. Più volte abbiamo scelto questo teatro per portare le esperienze del Presidio del Lazio, perché intorno c'è una rete di scuole con cui abbiamo fatto tantissimi laboratori, con cui l'UAR ha potuto spesso incontrarsi e sperimentare. Un territorio dove abita, vive e sperimenta la cooperativa Matrioska da tantissimi anni, l'associazione Cavallo Bianco, che sono due capisaldi di queste contaminazioni che noi proponiamo dal 2007 ad oggi. Lì la mattina dalle ore 10 incontreremo proprio le scuole, poi alle ore 16 avremo piacere di incontrare e dialogare con le istituzioni. Ci sarà anche l'onorevole Visini e l'onorevole Fabio Porta. Lui porterà un messaggio molto importante, perché rappresenta gli italiani in Brasile, proprio alle porte di un appuntamento molto importante come sono le Paralimpiadi. E da qui ci è venuta anche l'idea importante di portare, tra le tante contaminazioni, il messaggio fondante dello sport, lo sport che rende tutti uguali, che ti dà una pari opportunità di metterti in gioco. Ecco, Lazia, tu hai parlato di sport. Noi in questi giorni
abbiamo incontrato a più riprese l'assessore, non solo ai servizi sociali, ma era una volta sola, la siamo andati a pezzi, non dica, sembra che ce ne molti momenti. Ma l'ho detto le puntate precedenti, a più riprese, a fargli una domanda. Guardavo la Marcuzzi. Questo è vediamo. Ho capito che ti vuoi far pagare più volte, però insomma, dai. Quindi abbiamo questa intervista e appunto l'assessore ci parla di sport, soprattutto perché in virtù di quella che si paventa essere la candidatura, caro co-conducente, di Roma per le Paralimpiadi e Olimpiadi, se mi permettete, io dico prima del 2024. Quindi, se ci saremo ancora. Fra 9 anni. Fra 9 anni più o meno, sì. Vediamo cosa ci ha raccontato in una delle sue numerose, non dire altro, interviste. Prego, regia.